Settembre andiamo, è tempo di migrare, così inizia la poesia Pastori di Gabriele D'Annunzio. Noi castrovillaresi amanti irriducibili del calcio amatoriale diciamo settembre andiamo, è tempo di Valerio. Già dopo Ferragosto si avvertiva la gran voglia di ricominciare, di rituffarci tra sabato e domenica nello scenario del Valerio che grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale con il suo assessore allo sport, la dottoressa Filomena Ioele, presenterà un terreno di gioco ed altro sempre più all'altezza della situazione. Vecchie squadre che mantengono il loro nome, vecchie squadre che hanno cambiato nome, squadre nuove ed inedite, squadre frutto di fusioni, squadre infine che non prenderanno parte al torneo. Avremo modo man mano di dare risalto a tutte le compagini con i loro presidenti, tecnici e giocatori, questi ultimi i veri autentici primi attori del meraviglioso palcoscenico del Valerio. Una parola di merito ai magazzinieri, agli addetti al terreno di gioco, Pino Praione e Roberto Carrieri, sempre presenti e infaticabili. Il pubblico? Beh, è sempre lì, assiepato, pronto ad assaporare le varie portate che il Valerio saprà offrire. Piatti deliziosi e succulenti che non temeranno le intemperie dell'autunno e specialmente dell'inverno che tanto, specie di sera, sferzano gli irriducibili. E allora ritiri ed affari, signori, ci siamo. Nei 18 cantieri calcistici cartelli con su scritto lavori in corso vengono tolti e si inizia a fare sul serio. L'edizione numero 54 trasmette ansie e speranze di poter vivere un viaggio entusiasmante, una lunga, frenetica ed entusiasmante stagione fatta di 34 appassionanti appuntamenti tra 18 principesse capricciose e vogliose di abbracciare il loro principe azzurro, il primo posto. Come tradizione non tradisce, 18 reginette, molte delle quali, almeno 4-5, non nascondono fin dall'inizio le proprie ambizioni e divise in fasce di priorità destinate sul campo a subire inevitabili sconvolgimenti, conferme e delusioni. Eccoci quindi ad un'accattivante competizione che verrà vissuta, analizzata, vivisezionata di volta in volta per poi essere compresa alla distanza come si evolverà e concluderà magari non senza colpi di teatro. Ben arrivate alle due nuove squadre, la Red Devils United e la All Blacks Castrovillari. Ben ritrovate alle vecchie che accoglieranno nel migliore dei modi le new entry sopracitate. Non un addio ma un arrivederci a Boys Castrovillari e Maxi Sigma con la speranza di ritrovarle in un vicino futuro. Pronti e via allora? Ci siamo proprio tutti. L'assalto al trono della Barça è appena cominciato. Godiamoci lo spettacolo. Dunque chi ben comincia è a metà dell'opera, recita proprio così uno dei tanti saggi che gli avi tramandano ormai di generazione in generazione. Ebbene, partono con il piede giusto quasi tutte le favorite dei pronostici di sciamani e maghi del pallone, dalle sfere di cristallo dei tanti stregoni del mondo pallonaro nostrano. Una su tutte il Barça, i catalani detentori in carica affondano subito la bianchino, un 8-0 che lancia subito segnali a chi ha intenzione di spodestarli dal trono. A seguire la vittoria di misura e sofferta di San Vito e Olympiacos, entrambe per 2-1 rispettivamente con i fornai e Red Bull. Si aggiudica l'intera posta in palio anche l'Aston Villari che si impone per 3-1 sulle contrade. Steccano la prima invece i tanto favoriti bestioni battuti da 1-0 da un Bayern Monaco dal portiere non convenzionale ma extraterrestre proveniente dal pianeta Paratutto e la Dinamo Apollino affossata dall'Emperor che comincia bene il suo decimo anno battendo il tricolore per 2-0. Di misura anche il successo dell'idea grafica sul Brescia Club, un 2-1 che porta tuttavia 3 punti importanti ai ragazzi di Mister Falcone. Spettacolare e ricco di reti anche il match del posticipo che ha chiuso la prima giornata. Bayer, Leverkusen e Napoli se la danno di santa ragione. Ne esce fuori una partita bella e vibrante sino al triplice fischio che decreta la vittoria dei rossoneri di Mister Stabile per 5-4. Unico pari quello tra le due cenerentole del torneo. Infatti termina 1-1 tra Red Devils United e All Blacks Castrovillari. Questi risultati alla prima giornata. Barça
Monza vince per 8-0 sulla Bianchino, 2-1 per San Vito i Fornai, 2-1 per Olympiacos Red Bull, 1-0 per Bayer Monaco Bessioni, 2-1 per Idea Grafica Brescia Club, 3-1 per Aston Villa Rille Contrade, 1-1 per Red Devils All Blacks, 2-0 Emperor Dinamo Pollino, 5-4 Bayer Leverkusen Napoli. Questa è la classifica della prima giornata, Barça 3 punti insieme ad Aston Villa, Emperor, Bayer Leverkusen, Idea Grafica, Olympiacos, San Vito e Bayer Monaco. Ad un punto All Blacks Castrovillari, Red Devils United, a 0 punti Bessioni, Brescia Club, Red Bull, Napoli, Dinamo Pollino, i Fornai, Le Contrade e Bianchino. Questa è la classifica cannonieri alla prima giornata, Guzzetti del Barça 2 reti anche per Laurenzano del Bayer Leverkusen, 2 reti per Thierry del Napoli. Prossimo turno, seconda giornata, Red Devils, Bayer Monaco, Bayer Leverkusen, Dinamo Pollino, Brescia Club, All Blacks, Le Contrade, Napoli, Emperor, Bessioni, Red Bull Bianchino, Barça, Idea Grafica, Olympiacos, i Fornai, Aston Villa, San Vito. Cristiano Esposito, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Castrovillari di Calcio, al via la 54esima edizione di questo splendido torneo amatoriale che ormai da 10 anni la nostra associazione organizza in maniera al di poco esemplare. Le novità di quest'anno e progetti futuri dell'associazione. Le novità di quest'anno sono stati il riconoscimento per quanto riguarda i singoli giocatori e i dirigenti in panchina, in maniera tale da avere sempre sotto controllo l'operato di tutti dentro e fuori dal campo, con un quarto uomo sempre pronto. E oggi hanno esordito anche gli auricolari, microfono, oltre alle bandierine elettroniche, perciò è un vanto per noi, così come le bandierine qualche mese fa, lo scorso campionato, anche gli auricolari. Io penso che forse dalla Serie C professionistica si iniziano a vedere, ecco, la Lega Pro si iniziano a vedere determinate cose. Questo per noi è motivo di vanto. Stiamo sempre più implementando quello che è la classe arbitrale, con riunioni settimanali, riunioni tecniche. Ci aiuterà anche il signor Volpe quest'anno nel coordinare l'aspetto tecnico. Insomma, stiamo cercando di portare ai giusti livelli anche la classe arbitrale, perché comunque tutto il movimento dei giocatori, dirigenti, squadre e quant'altro ha raggiunto un livello molto alto. Stiamo facendo altrettanto con la classe arbitrale in maniera tale da avere completezza nell'associazione. Un pronostico su questo nuovo campionato, viste le distinte di gara da poco consegnate? Guarda, io do il Barça, anche perché ha fatto degli innesti ottimi, Rimola in mezzo al campo, hanno iniziato a fare come tante altre squadre la preparazione all'inizio del campionato. Comunque la vedo sia come squadra che come società ancora quest'anno un passo più avanti delle altre, però ci sono tante realtà quali San Vito, Aston Villa, Rio Olympiacos, Bestioni, potranno dire certamente la loro. Antonio Gazzineo, presidente storico di una delle squadre più anziane qui a Valerio, il San Vito. L'anno scorso un campionato diciamo un po' in sordina, quest'anno dalla distinta che hai presentato ci sembra un buon San Vito, tanto da aspirare ai quartieri alti della classifica. Sì, noi quest'anno festeggiamo i 20 anni diciamo di storia del San Vito, non una delle prime ma è la prima squadra, la più anziana squadra del torneo, quindi abbiamo voluto dedicare diciamo al nostro rione, alla nostra storia, che di fare una squadra per lottare fino alla fine del campionato, per contenderci il titolo diciamo del torneo. Giocherai anche tu qualche spezzone di partita o starai in cabina di regia fuori in panchina? Diciamo che la maglia l'ho presa anch'io, poi se ce n'è di bisogno bisogna scendere in campo, scendiamo pure noi. Luca Supino, lo zar del Valerio. Buonasera. Presidente dell'Aston Villari, Aston Villari che l'anno scorso è stata una delle protagoniste di del torneo, una splendida cavalcata, quindi tra le favorite di quest'anno. Ma tra le favorite non direi, daremo molto filo da torcere, ma favorita per il titolo no, assolutamente. Ci risulta che nella passata stagione all'Oscar del Calcio ci sia stata da parte tua un po' di delusione per il fatto che non sia stato tu a vincere il premio come migliore presidente. Sono vere queste voci? No,
questa non è assolutamente vera. Ogni presidente, secondo me, dovrebbe vincere l'Oscar di miglior presidente. Essere presidenti di una squadra del Valerio significa dare particolarmente tutto. Non è il solito presidente di una squadra di categoria o di una squadra che possa essere di campionato di Serie A o di Serie B. Il presidente partecipa in tutto e per tutto, ogni presidente è sempre presente in qualsiasi partita, negli spogliatoi, a mangiare e praticamente quasi nella casa di ogni giocatore. Quindi perciò il premio che è stato attribuito a soli quei 5 candidati mi sembra poco. Non, la delusione era perché a tutti i presidenti andava dato il premio. Domenico Varangon, proprio al volo, siamo nell'intervallo della partita, il Barça sta vincendo 2-0 sul Bianchino. Chi ben comincia a metà dell'opera? Ma speriamo di sì, diciamo, comunque oggi è una giornata difficile perché fa molto caldo e si sente. Comunque penso che abbiamo fatto un bel primo tempo e è importante cominciare bene per finire bene.